L'altra volta noi abbiamo cercato di esplorare il valore di questi testi che si chiamano genealogie e che a prima vista sembrano di una insignificanza veramente stupida. Tutta una serie di nomi e niente più. Invece l'altra volta abbiamo scoperto pian piano che è una forma di fare storia. Certamente noi siamo in qualche maniera impoveriti dal fatto che abbiamo perso la tradizione orale che accompagnavano queste genealogie. Ciò dunque non toglie che se per ipotesi noi riuscissimo a trovare alcuni reperti papirologici o comunque iscrizionali, queste genealogie potrebbero riprendere tutto il loro valore significativo. Noi oggi riprenderemo in mano queste genealogie e cercheremo di vedere alcune difficoltà dell'Antico Testamento, alcune difficoltà del Nuovo Testamento, perché ci sono queste genealogie che sono qualche volta assurde. Provate a fare per un momentino un isteron proterom, andate alla pagina 3, alla linea 125. Lì trovate la genealogia di Gesù secondo Matteo, il quale parte da Abramo e arriva fino a Gesù. Alla linea 147 trovate la genealogia di Luca, il quale partendo da Gesù arriva fino ad Adamo, cioè fa il percorso inverso. Però, se avete la pazienza di metterle insieme, hanno pochissimi nomi in comune, quelli evidenziati in grassetto. Ma se uno mi chiede chi era il papà di Giuseppe, padre putativo di Gesù, io devo dire ne aveva due. Si vede che la mamma di Giuseppe era un po' allegra. Provate a vedere la linea 141. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Dunque il papà di Giuseppe si chiama Giacobbe. Andate alla linea 148. Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli. Allora chi è il papà di Giuseppe? Giacobbe o Eli? Birichina sta signora. Cominciamo a scoprire gli altarini dopo 2000 anni. Non solo, ma questo signor Eli era a sua volta figlio di Matat, mentre invece Giacobbe era figlio di Mattan. Voi dite, beh, c'è poca differenza. In ebraico c'è perché Matat si scrive con il tet e poi con il tau, mentre mattan si scrive con il tau e poi con il nun. Non importa se non leggete ebraico, andate in paradiso lo stesso. Ma l'importante è che guardiate i disegnetti. Vedete che il primo disegnetto è uguale per tutti e due. Il secondo disegnetto è una specie di uovo con la permanente. Parlo del primo nome. E poi cosa avete? Una specie di sgabello. Lo sgabello nel secondo nome lo avete a metà. E alla fine avete un bastone da vecchiaia. Se voi notate, c'è una grossa differenza fra i due nomi.
E allora? Se poi andate su, i nomi non li trovate più in sintonia, assolutamente. Dovete arrivare a Zorobabel, alla linea 152 e a Salatiel, che non ha niente a che fare con i Salatini, i quali vengono ripresi alla linea 138 della genealogia di Matteo. Però fra Giuseppe e Zorobabele, Matteo dice una sfilza di nomi che non è esattamente la sfilza di nomi che trovate in Luca. Come mai? Questo è un problema. E di questi problemi ne troveremo diversi. Adesso vediamo quale tipo di attenzione bisogna avere leggendo questi testi e che cosa si nasconde dietro, perché a noi interessa non tanto il dato scientifico della lettura quanto il messaggio che sta sotto. Da qui, da questo problema, nasce un altro problema, è il problema del fratello. Chiesa ci dice che Maria era vergine e che quindi ha messo al mondo solo Gesù per opera dello Spirito Santo, mentre dopo nel testo biblico i fratelli di Gesù e le sorelle soprattutto vengono fuori a tamburo battente. E allora? Dal momento che Matteo dice che Giuseppe non la conobbe fino a quando non mise al mondo il piccolino, qualcuno dice: e dopo? Perché la garanzia è per Gesù, ma dopo. Daremo un'occhiata anche a questo problema. Infine, vedremo che valore possono avere all'interno della nostra teologia cattolica queste genealogie che appartengono ormai ad un passato lontano e molto, molto, molto spesso anche dimenticato. Eppure vedremo che hanno un valore, e valore molto grosso, un valore teologico-liturgico. Ci chiederemo anche che tipo di valore storico possono avere, o sono solo frutto di fantasia. Quindi le domande che noi ci facciamo sono lì alla linea 12, 13 e 14. E oggi tenteremo, se riusciamo bene, se no il buon Dio ci provvederà ad illuminare quando saremo nel Regno dei Cieli, cercheremo di vedere, di dare risposta a queste tre domande. E allora partiamo. Siamo alla linea 18, linee da 01 a 06. Siamo al capitolo decimo del libro della Genesi, dove noi abbiamo la grande genealogia post-diluviana. Diluvio è già avvenuto, Noè ha tre figli che sono tre capostipiti di tre tipi di razze diverse, Sem, Cam e Jafet, i Semiti, che secondo loro sono i migliori rispetto ai Iapetici, o figli di Iafet, che saremmo noi, e di gran lunga migliori dei Camiti, che sarebbero le popolazioni di Canaan e tutti gli africani. Alla faccia del razzismo. Figli di Sem, 01. Elam sarebbe l'odierno Iran, quello degli Ayatollah, la Persia. Assur sarebbe la Mesopotamia, l'odierno Iraq. Arpaxad, non sappiamo chi fosse, e non sappiamo che cosa fosse. Questo nome lo troviamo nel libro di Giuditta, nei primi versetti del primo capitolo, ma è un re. Invece viene determinato come un discendente. Ma mentre i primi due sono
collettivi Elam, come dire, da mamma Roma nacque la Francia e l'Italia e poi Garibaldi. Non ci troviamo. Ecco, c'è questa specie di enigma. Mentre Elam e Assur sappiamo chi sono, Arpaxad non sappiamo se è una zona, un popolo, una persona. Così pure Lud non sappiamo chi fosse e neanche Aram. Alla linea 03 i figli di Aram sono Uz, Kul, Geter e Mas. Non si conosce niente di questi qui, però vorrei farvi notare questo dato. Alla linea 02 Aram è discendente di Sem. Se noi attribuiamo a Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram un valore individuale, per semplificarci il discorso, noi avremmo Noè il nonno, Sem è il papà, Aram è il figlio. Quindi Aram, nipotino di Noè, figlio di Sem. Nello stesso libro della Genesi, al capitolo 22, leggiamo il testo a destra. Dopo queste cose, ad Abramo fu portata questa notizia: ecco Milca ha partorito figli a Nacor, tuo fratello. Dunque Milca sarebbe la cognata di Abramo. Chi ha partorito? Uz, il primogenito, e suo fratello Buz e Camuel, il padre di Aram, Eliezer, Hazzo, Pildas, Itlaf e Betuel. Se voi mettete uno di questi nomi ai vostri bambini, io mi rifiuto di battezzarlo. Dunque, Aram è figlio di Camuel e non esattamente nipotino di Noè, è figlio di Sem. Che cos'è successo? Han bypassato, al capitolo decimo, han bypassato secoli e secoli di genealogie. Noè, Sem, poi hanno fatto un salto immenso di millenni e hanno piazzato Aram. E hanno saltato tutti quanti i passaggi da Sem ad Aram. Quindi Aram chi è rispetto a Sem? Stando al capitolo decimo sembra il figlio. Ma leggendo con attenzione il capitolo 22esimo è un discendente qualunque, lontano magari 1000 anni. Quei 1000 anni sono stati messi fra parentesi e sembrerebbe che Aram sia figlio di Sem diretto. Allora cominciamo col dire che nelle genealogie bisogna stare molto attenti. Perché figlio di non significa che il predecedente abbia generato direttamente il successivo. Figlio di significa semplicemente discendente. Gesù viene chiamato figlio di Davide. Vi rendete conto che Davide è vissuto 1000 anni prima di Gesù, alla faccia. Quindi di per sé bisognerebbe tradurre, se volessimo essere onesti verso il testo e verso la nostra cultura, dovremmo tradurre Gesù discendente di Davide, non figlio di Davide, se vogliamo essere corretti. Questo è il primo dato che da un esame genealogico viene fuori. E non è una eccezione. Proviamo a vedere un altro tipo di nome stranissimo. Oggi andrebbe per la maggiore con il computer, una volta non sapevano, quindi lo hanno messo là, questo RAM. Siamo alla linea 20, linea 0108. Figli che nacquero a Hezron. Jerachmel, Ram,
Dubai. Poi non si sa perché l'autore di questi tre preferisce quello che sta in mezzo. Ram generò Amminadab, Amminadab generò Naxon, capo dei figli di Giuda, un generale. Dunque siamo al primo libro delle cronache, capitolo secondo. Nello stesso capitolo, 10 versetti più in là, si dice: i figli di Jerachmel, primogenito di Hezron, furono Ram il primogenito, Bunà, Orem, Achia. Jerachmel ebbe una seconda moglie che si chiamava Atarà e fu madre di Onam, che poi fa la figura dello sporcaccione, poveraccio, invece, vabbè. I figli di Ram, primogenita di Jerachmel, furono Maas, Yamim ed Eker. Però alla linea 03 ci dice che era Amminadab, figlio di Ram. E veniamo a sapere solo dal versetto 27 che Ram è una femminuccia e non un maschietto. Ram, primogenita. Notate? Allora, bisogna stare attenti. Ram può essere un maschietto. Alla linea 03 trovate il maschietto sia nella genealogia di sinistra sia nella genealogia di destra. Ok? Ram. Poi, alla linea 07, Ram improvvisamente compare come donna, perché è primogenita, non primogenito. Qui allora scopriamo un altro dato. Il primo è alla linea 20.01.02, Hezron di per sé aveva avuto come figlio Jerachmel. Il quale ha generato Ram, e questo ce lo dice la genealogia di destra. Però se notate, nella genealogia di sinistra, Ram, che adesso sappiamo essere figlio di Jerachmel, compare come figlio di Hezron. Non ci meraviglia, abbiamo scoperto il trucco nell'esempio precedente. Quindi molto spesso il nonno veniva chiamato padre del nipote. E il nipote veniva chiamato figlio del nonno, bypassando il padre. Ma quello che è peggio è che lo stesso nome potrebbe essere o un maschio o una femmina. Quindi non si tratta della stessa persona, pur avendo lo stesso nome. Se voi notate, nella parte destra, i figli di Jerachmel, primogenito di Hezron, furono Ram, il primogenito, Bunà, Orem, Achia. Jerachmel ebbe una seconda moglie, che si chiamava Atarà, e fu madre di Onam. I figli di Ram, primogenita di Jerachmel, ma la sua è primogenito. Se voi notate, alla terza riga è scritto primogenito e qua diventa primogenito. Stessa persona. Sono due gemelli. Vi rendete conto che non sempre, dunque, si può andare sul sicuro. E allora tenete presente queste due grandi leggi quando leggiamo le genealogie. Stiamo ancora ciucciando Galenassi, cioè non stiamo ricavando niente.
è una tecnica di lettura per evitare di dire emerita stupidaggine. Quel nonnetto non mi scrive più. Ma l'ultima lettera, perché gli ho detto basta, non ho più tempo da perdere con lei. L'ultima lettera è stata un capolavoro. Allora mi ha detto che mi vergogno, perché io sono un prete ateo. Perché se leggessi attentamente il Vangelo di Luca, dove si dice che i tre re magi sono andati a Nazareth e quando sono andati per adorare Gesù, si sono prostrati davanti a Maria. Io sarei più rispettoso verso la Madonna. Allora io gli ho scritto, primo, non è Luca che narra questo episodio, ma è Matteo. Secondo, i magi non sono tre, ma sono alcuni. I magi non sono re, non è scritto da nessuna parte, fino al cosiddetto Vangelo, di Giacomo, il proto-Vangelo di Giacomo, che è del VI secolo d.C. Quarto, mai andati a Nazareth i re magi, ma a Betlemme. E quinto, gli ho portato il versetto greco, traducendolo parola per parola, dove il testo dice e entranti videro il bambino e sua madre, e io li ho messo fra parentesi, non è messo se Maria aveva il bambino sulle ginocchia. Allora è vero, se loro si prostrano per adorare il bambino, giustamente si insinuava che erano davanti alla madre anche, ma non è messo che Maria avesse il bambino sul grembo, sulle ginocchia, se l'avesse in braccio, se fosse in piedi, se lui fosse sulla cuna e lei fosse, che so io, a far maglie, non ha messo niente, non sappiamo. E prostrantisi adorarono lui. Lì si vede con chiarezza in greco che è tutto diretto al bambino, la madre dov'è? La madre è stata oggetto solo del vedere. E aprendi i doni, offrirono oro, incenso e mirra. Dico, veda lei. Se la serietà della lettura che fa, grazie comunque dell'epiteto. Prete ateo mi sta bene, è la mia origine, pazienza, me la porterò per tutta la vita. Questi sono i nostri cristiani, i quali si inventano il testo biblico e ci marciano sopra con estrema felicità. Non c'è niente di vero, tranne l'adorazione del bambino, in tutto quello che mi ha scritto questo nonnetto. Il fatto che io sia ateo, lo ero, adesso non più. Le uniche due cose accettabili, tre re magi e Nazareth si inginocchiarono davanti a Maria nel Vangelo di Luca. Ma dico, sto qua, mai letto i testi. Il nostro grave errore è proprio questo: non leggiamo i testi e non li leggiamo per ciò che sono. Li leggiamo per ciò che noi vorremmo che fossero. Ma guardate che questo errore non lo facciamo solo con la Bibbia. E questa è la tragedia. Lo facciamo anche quando ascoltiamo le persone. E allora facciamo dire alle persone quello che le persone non hanno mai detto. E questo succede anche tra marito e moglie. Leggiamo nella lettera che un nostro amico ci ha scritto ciò che non c'è. Il rispetto del testo è un assoluto. Se io dico mi sento offeso dalle tue parole, non sto dicendo tu mi hai offeso, quindi tu non mi devi chiedere scusa. È la mia sensibilità, sono affaracci miei, non tuoi. Mi spiego?
Invece quante volte uno è preciso nel dire, l'altro capisce fischi per gli aschi. Scusami, ma chi te l'ha chiesto? Ho detto che io mi sento offeso. Non ho detto tu mi hai offeso. Difficile. Eppure se avessimo più pulizia mentale nell'ascoltare chi ci sta vicino, nel leggere ciò che è scritto, la nostra vita sarebbe molto più serena, molto più serena. Non siamo abituati a questa pulizia mentale. Eppure se leggiamo il testo biblico ci obbliga a questa pulizia mentale. Probabilmente una di quelle forme educative che Dio ha adoperato per noi e che noi non sappiamo adoperare. Naturalmente, allora qui nasce il problema della parentela. Il problema della parentela nel mondo biblico ha le sue complicanze. Perché? Perché non ha vocaboli. Non ha vocaboli. E il vocabolario della parentela è un pochettino birbante. Proviamo a fare questa piccola fatica. Andiamo alla linea 28 e collochiamoci nella parola fratello. Tutti quanti siamo lì, alla linea 28, dentro a quella parola, va bene? Anche le nostre gentili signore e signorine sono lì. Noi siamo figlio di un padre e di una madre, i quali hanno un figlio e una figlia. Io sono figlio, sto parlando a nome di tutti, e quindi abbiamo una sorella. Allora in ebraico c'è il vocabolo padre, ab, c'è il vocabolo madre, hem, c'è il vocabolo figlio, ben-ur, vuol dire figlio di Ur. Ben Yamin, figlio di Yamin. Figlio, ben, figlia, Banà. Fratello, Ahi, Ach, Ahi, Ahia, sorella. Basta, fine dei nomi. E il nonno? Il nonno chi è? Papà di mia madre? Sì, allora il nonno si dice il padre di mia madre. E la nonna? La madre di mia madre. Il papà ha una sorella che noi chiamiamo zia, la quale sposa uno sconosciuto che poi noi chiamiamo zio, i quali hanno un figlio che noi chiamiamo cugino. In ebraico si dice il figlio del marito della sorella di mio padre. Ci siete? Perché non c'è il nome cugino in ebraico. Mia madre ha un fratello che noi chiamiamo zio. E qui l'ebraico ci frega. Perché c'è un nome esatto per il fratello primogenito della mamma, che si chiama Dod, in ebraico è amato. Dod è una parola che si adopera tra marito e moglie. Capitolo secondo, ovviamente in ebraico. Citarvi il testo, non avere il testo ebraico davanti, stupido. Ma se voi andate a vedere il capitolo secondo, dovrebbe essere il versetto 13 o 16, non ricordo con esattezza, del Cantico dei Cantici, si trova la famosa frase Dod-i, li, wani, lo. Per i nostri amici che fanno ebraico la prima mezz'ora. Dod non è lo zio, è lei che sta parlando a lui. Dodi, l'amato mio, Dodi, l'amato di me, lì, per me. Il mio amato è per me.
Dunque, è una parola di un affettuoso infinito. Ed è il nipotino o la nipotina che chiamano così il primogenito fratello della mamma, perché in caso di morte del mio papà, chi provvede immediatamente a me è il dod, cioè lo zio materno. Per questo è l'amato. Non è che ci siano tanti affetti, è la sicurezza sociale. Mentre invece all'interno del rapporto di coppia è solo l'affetto che guida a chiamare Dod la persona amata. Dod è lui, Dodà è lei. Ora, se io devo parlare del figlio, del marito, della sorella, di mio padre, che paio di orecchi. Mi spiego. Più facile dire il figlio del mio Dod, che sarebbe il cugino, da parte di madre. Allora gli ebrei hanno trovato una bellissima soluzione. Con la parola fratello, loro indicano il cugino. Lo zio, paterno, il nonno, è tutto parentato. Chiaro concetto? Parola fratello indica il parentato. Mia sorella chiama me mio fratello. Ma mia sorella chiama nostro cugino mio fratello. Mia sorella chiama nostro zio mio fratello. Immaginatevi che casino immenso quando si parlava. Allora ecco il trucco. Ammettiamo che lo zio, cognato di papà, si chiamasse Giacomo. E allora si diceva mio fratello Giacomo. Ma questo mio fratello Giacomo non è figlio di mio padre, di mia madre, è cognato di mio padre. Però io e mia sorella lo chiamiamo nostro fratello Giacomo. Il cugino, nostro fratello Samuele. La moglie di Giacomo, nostra sorella Laila. Mi spiego? Cioè si metteva il nome, proprio per dire chi era. Fratello indicava un grado di parentela generico e poi si diceva il nome per indicare esattamente chi. Cos'è successo? Nella traduzione greca, invece di adoperare i gradi di parentela che nella lingua greca esistono, hanno semplicemente tradotto ad litteram. Per cui voi avete, andate alla linea 41, questa simpatica dicitura. Marco capitolo 6. Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo?» Tenete presente la parola Ioses, che è un nome stranissimo, di Giuda, e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi. E si scandalizzavano di lui. Chi è
questo Giacomo, questo Ioses, questo Simone, fratelli di Gesù. Siamo sempre nel Vangelo di Marco. Siamo alla linea 50. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, in ebraico Salome. Qui non c'è la madre di Gesù. C'è questa Maria, che è madre di Giacomo, il minore, e di Ioses. Soprattutto ormai la sera, poiché era la parascende, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, eccetera, eccetera, calò Gesù dalla croce, linea 59. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Chiaro? Non abbiamo la Madonna qui. Allora, quegli Ioses è figlio di questa Maria. Chi è questa Maria? Proviamo a fare una piccola fatica. Andate alla linea 62. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, vedete che non dice la zia, sua madre e sua zia. Se voi notate, sta parlando di Gesù il testo. Stavano presso la croce di Gesù, noi diremmo sua madre, sua zia, e poi Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Chiaro? Invece no. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, perché la parola zia in ebraico non c'è. E poi c'è Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Allora, quella Maria che c'è là sopra, alla linea 50-51, chi è? La signora mamma di Giacomo il minore di Ioses. E questa Maria di Cleofa. Maria, moglie di Cleofa. Bene. Fate un'altra piccola fatica e poi andiamo a bere il caffè, perché quello è sacrosanto come la lezione. Linea 65. Ed egli disse loro, che sono questi discorsi che state facendo? Siamo verso Emmaus, Gesù si associa a quei due. E chi era uno di questi due? Cleofa. È lo stesso, perché in ebraico, chissà, ebraico, che fa la prima mezz'ora buttandosi giù dal letto ai mattutini della domenica, della seconda domenica del mese, sa che il pe ebraico ha tutte e due le funzioni di F e di P. Quindi scrivere Cleofa in italiano, scrivere Cleopa è la stessa identica cosa. Così pure in greco scrivere Cleofa o Cleopa è la stessa cosa, perché comunque in ebraico la linea 69 si scrive così. Sempre. La madre dei figli di Zebedeo. Matteo mi pare parla della madre. La madre dei figli di Zebedeo e la moglie di Zebedeo. Giacomo e Giovanni, ma questo è Giacomo il minore, quello è Giacomo il maggiore. Sono due Giacomini. Adesso vediamo. E finiamo subito. Allora, se voi notate, noi qui cosa possiamo dire? Possiamo dire che Ioses e Giacomo sono figli di Maria, moglie di Cleofa, e vengono chiamati fratelli di Gesù. Erano parenti, va a sapere tu che cavolo di parentato avevano. Ma senz'altro notate che Giacomo il minore e Ioses non sono figli di Maria di Giuseppe, ma sono figli di un'altra Maria.
E seconda cosa, questi due signori di Emmaus sono Cleofa e la sua Mariuta, i quali, arrivati a El Kubeibe, dicono a questo signore: vieni a casa nostra. Dal testo sembrerebbe che loro possano di dove? Emmaus. No, ma Emmaus è il vicino di Gerusalemme. Sì. L'episodio precedente non è in Galilea. Quale? Quello quando parlano non è sul figlio di Maria, cioè quello di no. Sì. Quindi possono saranno sempre le stesse persone. Sì, perché noi abbiamo in Palestina questo fenomeno nel primo secolo. Abbiamo molti possidenti terrieri del nord che hanno la loro casa nei parioli. Quindi loro hanno tutti i loro possedimenti, con le loro case ovviamente lassù di campagna. Al sud hanno la loro casetta, soprattutto nelle zone residenziali di Emmaus e di Betania, erano i due parioli di Gerusalemme. Facciamo questa pausa caffè.